In questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Che Parallelo 42 su meraviglia! Ed YouTube. è, poi lei è giovanissima, quindi ancora avrà da studiare. Insomma, vabbè, lei parla di un villaggio turistico, io penso alla Polinesia e quindi sulla Luna non ci andrò mai. Cioè, no, gravità ridotta, insomma, a me personalmente dà un po' l'aria inquietante, però insomma, da come lo racconta lei deve essere una cosa meravigliosa. Immagino la luce, come si progetta la luce sulla Luna? Perché poi la luce, no, è fondamentale negli spazi, no, anche per il benessere Assolutamente sì, la luce è psicofisico. uno degli elementi chiave proprio fondamentali per il benessere degli astronauti, anche perché in questi spazi che devono necessariamente essere il più possibile chiusi e schermati dalle radiazioni cosmiche e dal possibile impatto dei micrometeoriti, non hanno diciamo, molte finestre, no? Ad esempio, un esempio bellissimo che noi abbiamo su International Space Station è il modulo Cupola, no? Che è effettivamente una finestra sul mondo ed è il modulo dove gli astronauti amano passare la maggior parte del loro tempo, però non sono spazi così comuni proprio perché richiedono un'ingegnerizzazione molto forte proprio per impedire sostanzialmente che crei un pericolo per gli astronauti per il problema delle radiazioni che dicevo prima. Quindi, e sulla Luna siamo ancora più esposti ovviamente che sull'International Space Station, perché all'interno dell'International Space Station siamo ancora all'interno delle fasce di Van Allen, quindi siamo in qualche modo protetti. Io quello che ho studiato sul tema della luce sino ad ora è come ricreare una sorta di ritmo circadiano all'interno degli spazi abitativi, quindi anche se non hanno effettivamente delle finestre come possiamo immaginarle nelle nostre abitazioni terrestri, è possibile ricreare un ciclo giorno-notte simile a quello a cui siamo abituati sulla Terra, proprio per aiutare l'astronauta a sentirsi un po' più a casa, a familiarizzare anche con l'ambiente, perché in condizioni di isolamento e confinamento in ambiente estremo è una delle condizioni più stressanti per l'essere umano, sinceramente. Quindi tutti gli studi che sono stati fatti, anche in strutture Esistono di degli studi analog, molto cercano anche. interessanti sul rapporto della dimensione rispetto al corpo. Ci sono alcune cripte, alcuni edifici sacri in giro per il mondo, dove qualsiasi persona che entra, anche di diversa nazionalità, quindi anche di diversa cultura, ha comunque la stessa sensazione, cioè si mettono a piangere a un certo punto. E quindi sembra che da alcuni appunto studi hanno capito che determinate dimensioni aiutano in un modo o nell'altro il benessere psicofisico, anche la concentrazione, la meditazione, eccetera, eccetera, famosi rapporti Uno aurei. spazio che effettivamente possa essere comodo, tra virgolette, no? E poi c'è il tema invece di quelli che sono effettivamente dei requirements dati dalle agenzie spaziali, come ad esempio la NASA, e c'è appunto tutto un documento di NASA standard sull'habitability requirements che correla il volume degli ambienti per un essere umano che effettivamente non cammina nello spazio, ma fluttua nello spazio, perché la condizione degli ambienti dello spazio cambia radicalmente, non c'è più appunto soffitto, pavimento e pareti, ma è tutto un unicum ed è molto interessante anche come grazie a soluzioni di design si possa dare un orientamento, perché noi abbiamo bisogno di orientamento, noi siamo abituati a un ambiente che ha un orientamento preciso, quindi ci sentiremo un po' persi, Privilegiando no? la E quindi videoinstallazione, ha manifestato una nuova attitudine al mezzo, enfatizzando e rovesciando radicalmente l'utilizzo del suono e della riconfigurazione visivo-architettonica, che sempre diventa altro da sé. molto Ci importante parli delle fatiche? questo corpo a corpo con lo spazio, che secondo me è fondamentale. Mi è venuta in mente l'idea del respiro. E quindi poteva un semplice respiro che a un certo punto nasceva dall'interno, prendeva corpo, diventava sempre più ritmico, e a un certo punto si liberava all'esterno con un urlo potentissimo che attraversava praticamente tutto il parco di Una Villa sovraesposizione di Borghese, capolavori, però comunque erano delle gabbie in qualche modo per l'anima, e il respiro, un semplice suono, riusciva a attraversare in modo trasversale i quindi per marmi. rispondere alla domanda che tu mi hai fatto, forse mettere al mondo nuovi spazi percettivi, e questo potrebbe essere un contributo, diciamo, che superi
quella fase lì, diciamo, che non ti fai bruciare la rieducazione e poi se poi questa cosa qua la mantieni, riesci poi a svilupparla, la visione di un artista, di uno scienziato è un altro contributo, diciamo, al mondo, alla società, alla Assolutamente contemporaneità. fantastico. Guarda, questo racconto di respiro mi fa pensare alla destabilizzazione dell'assenza di gravità. In qualche modo sì, Veramente. si crea una sospensione dello Veramente. spazio, sì, per certi aspetti, vero? Veramente fantastico, Noi sì. in realtà abbiamo fatto un progetto che si chiama proprio Respire, che era quello di riuscire a Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.